Forza! Con l'accensione delle due installazioni luminose in Piazza dei Martiri sono state inaugurate le prime luminarie per le prossime feste di Natale. Grazie alla tradizionale sinergia fra pubblico e privato, il Comune di Napoli e il Consorzio Chiaia hanno collaborato per decorare la zona compresa fra Piazza Amedeo, Piazza Vittoria e Via Toledo. Andremo da qui al Ponte dell'Immacolata e anche i giorni successivi su tutte le municipalità della città. Un lavoro che stiamo facendo bene Comune Sitelum, siamo contenti perché con sobrietà ci abbiamo messo le risorse economiche necessarie, come sapete noi non navighiamo assolutamente nell'oro, ma c'è stato un grande sforzo dell'amministrazione, l'assessore Borriello che ringrazio, tutti gli operatori che ci hanno creduto e anche Sitelum che ha contribuito. Ci auguriamo che tutto questo possa contribuire a un Natale sereno, di armonia e di fratellanza. Nei prossimi giorni altre installazioni saranno illuminate nelle 10 municipalità, da Secondigliano a Pianura, da Scampia a San Giovanni a Teduccio. Crediamo che il segnale che va dato alla città è quello di allargare e soprattutto includere le periferie in un discorso più ampio. Questo è il nostro obiettivo, ci riusciamo, avremo un'installazione in ogni periferia e soprattutto cercheremo di portare questa luce del Natale anche nei territori che più hanno bisogno. È un Natale fantastico, meraviglioso, speriamo appunto di saper elegantemente superare questo momento critico. Trasmettete a tutti i vostri spettatori questi momenti positivi, ecco. Tanti auguri a tutti per queste nuove feste di Natale.